Buongiorno e bentornati nel mio viaggio invernale in Sardegna. Nell'ultimo video che vi linko qua sopra avevo fatto la parte sud-ovest dell'isola iniziando la risalita lungo la costa occidentale arrivando fino a Porto Flavia. Da oggi mi viaggio continua passando attraverso siti nuragici, strade a picco sul mare e centri abitati. Arriveremo infine ad Alghero. Ma andiamo per ordine e andiamo a scoprire cos'è la mammella della Sardegna su cui tanto mio fratello ha insistito affinché io andassi a vederla. Il sentiero è ostruito da alberi caduti, ma vabbè, troviamo modo di girarci intorno. Tanto alberi anche mezzi bruciacchiati, quindi non so se c'è stato un incendio qui. Ho passato la notte in una delle rare aree sosta camper gratuite dell'isola. Si trova a Baradidi. È comoda, tranquilla in un paese molto piccolo ma molto carino. Sono presenti le colonnine di ricarica, è presente il carico scarico, anche se in questa stagione il carico non è accessibile perché l'acqua non c'è. Come sto riscontrando in questa stagione invernale, fare il carico dell'acqua non è sempre così facile, però diciamo che insomma se ci si organizza un po' si riesce a fare. Sono qui perché quest'area si trova molto vicino sia alla mammella della Sardegna che abbiamo appena visitato che soprattutto al sito nuragico di Barumini, in cui sto per andare, perché merita senz'altro una visita. Parlare è difficile perché c'è un vento che porta via. In questo momento sono a San Giovanni di Sinis e ho appena visitato la chiesa di San Giovanni. Ho passato la notte a Fontana Meiga, se così si pronuncia, in un piccolo parcheggio per camper. Comodissimo, in mezzo alle case, silenzioso, tranquillissimo, consigliato. Ora mi avvio a piedi verso Capo San Marco per visitare il faro, una camminata di, penso tre quarti d'ora andare e altrettanto a tornare all'incirca. Quindi andiamo. È domenica, c'è un sole della Madonna e io devo andare a fare un bucato in lavanderia. Pazienza, butterò via questa oretta e mezza, non so quanto ci vorrà. Poi mi dirigerò verso Bosa, dove penso sarò fino a martedì, e poi andrò verso Alghero. Alghero non ci sono aree sosta, a me dormire in città in libera non piace, e quindi è un po' un casino. Tra l'altro ho visto che ci sono parecchie segnalazioni di furti, macchine con vetri spaccati, camper altrettanto, quindi dovrò un po' vedere come organizzarmi. Altra rogna, in tutta questa zona dell'estremo nord-ovest della Sardegna non ci sono carichi, scarichi, cose del genere, quindi dovrò un po' trovare modo di organizzarmi, vediamo cosa trovo. Ovviamente la macchina si è bloccata con il bucato dentro, insaponato. We'll be right back.
Buongiorno, è lunedì mattina, sono quasi le 9 e oggi mi tocca lavorare tutto il giorno, come tutti i lunedì, ahimè. Sono vicino a Bosa, dove ho passato la notte in un parcheggio tranquillissimo, in una zona residenziale dove però sono tutte case di turisti e quindi qua non c'è anima viva. Oggi passerò la giornata qua, dormirò di nuovo qua e domani partirò verso Alghero. Questa posizione del portatile così rialzata non serve solo per farmi sembrare un cretino, ma serve anche per cercare di assumere una posizione decente durante il lavoro. Questo perché l'altezza del tavolo e della seduta della dinette non sono certo ideali per lavorare col computer tutto il giorno. Nel prossimo video sulla Sardegna inizieremo proprio da Stintino, che è uno dei posti che più mi intriga, per fare tutta la costa nord. Se anche per te il camper è la tua passione, la vita da full time, la sua manutenzione, o se ti interessa l'argomento cambiare percorso, ovvero il mio folle piano per cercare di lavorare meno e avere più tempo libero, beh, iscriviti al canale perché nel prossimo video continueremo a parlarne. Ci vediamo alla prossima, ciao!